Esaminato i rapporti sui demoni. Vedo che hai cambiato idea. Sembrano fuori controllo. Hanno attaccato le proprietà di Fisk. Stanno contrastando Fisk. Cavolo. Pensi anche tu quello che penso io? Guerra tra bande? Dobbiamo provare ad anticiparli. Quali sono i covi di Fisk che ancora non hanno colpito? Vediamo. Una pattuglia ha segnalato attività sospette nel suo cantiere navale di Portside. Grazie, Yui. Vado subito. Ehi, Yuri! Sai cosa combina Fisk in quel cantiere navale? Non ne ho idea. Mando un agente a incontrarti sul posto. Si chiama Jefferson Davis. Lui conosce la zona. Ha talento e lavora da anni sul caso Fisk. Se esiste qualcuno informato su quel cantiere, è senza dubbio lui. Messaggio di Doc. Peter, forse non è ancora il momento di cercare un altro lavoro. Ho un piano, ma mi serve tempo. Dobbiamo resistere per il bene della scienza. L'Indomito 8 Octavius. Gran notizia. Speriamo che il piano funzioni. Se mettono anche solo un piede nel cavò, avrò la tua testa. Ricevuto, capo. Triplico la sicurezza. I demoni non hanno speranze. State allerta! I demoni stanno attaccando i nostri depositi. Stanotte ne abbiamo già persi due. Il capo sarà anche in prigione, ma nessuno tocca la sua merce. Controllo Eagle 2, sei sveglio? Eagle 2 rapporto. Tutto a posto. Cecchini ovunque. Prima devo occuparmi di loro. Sono troppi sgherri qui, ma potrei creare un diversivo con una ragnatela ben posizionata. Continuano a parlare di attrezzature. Cosa nasconde Fisk? Cos'è questo tunnel che vogliono bloccare? E dove porta? E poi, che razza di posto è questo? Qui non passano navi. Sentito solo io.
quel cecchino è protetto da una guardia. Dividi e conquista, dice il saggio. Credo non mi vedano più. Qualcuno verifichi. D'accordo, sto andando. Accidenti. È qui! Spider-Man è qui! Ho Spider-Man sotto tiro! Ti saluta il capo! Prova con me, grandero! Mio!
significa proprietà privata? Non facciamoci beccare! Dovresti sapere che i giustizieri non possono perquisire le proprietà private. Sì, lo so. Per questo ho un mandato. Ti va di compiere un'ispezione perfettamente legale? Proposta interessante. Come ti chiami? Agente Davis. Chiamami Jeff. Tu sei? Ti prende in giro. Mio figlio ti adora. Allora, con quel mandato posso sfondare una porta? No, se non vuoi una montagna di scartoffie da compilare. Ok. Troverò un'altra entrata. Un posto così fatiscente dovrebbe avere muri distrutti o finestre in frantumi. Controlla sul retro. Andrei io, ma... beh, non sono Spider-Man. Sembra di essere in un film dell'orrore. Ehi là, c'è un pescatore pazzo con la mano a uncino, per caso? Ok, dov'è la porta chiusa? Jeff, ci sei? È l'ora del portaparty! Per via della porta, capito? Raffinatissima! Vedi la centralina che alimenta la serratura? Ci penso io! Un sovraccarico di energia aprirà la porta! Astuto! Ma non so come generare altra corrente. Prova questo! Uno storditore, fantastico! Cercavo proprio dei condensatori per mettere a punto un nuovo potenziamento. Ragnatela elettrica! Hai l'animo da inventore. Mi ricordi mio figlio. Ha iniziato a smontare le TV a 5 anni. Ora sblocca i telefoni dei suoi amici. Potrebbe insegnarmi qualche trucchetto. Ok. Niente di illegale, si direbbe. Questa sì che è una delusione, eh? A prima vista. Controlliamo meglio. Cerchiamo qualcosa di preciso. Questo deposito è qui da anni. Serviva da base per i contrabbandieri. Chiaro. Quelli adorano le stanze segrete. Da un'occhiata. Ti sembra vuoto? Qui c'è un pannello nascosto, come sulla porta. I cavi portano sul retro. Cerca un'altra centralina. Vediamo se le mie lenti rilevano i condotti.
l'avrei mai aperta da solo. Dubito che l'avrei trovata senza di te. Qui non c'è un bel niente. Se esiste una stanza segreta, ce ne saranno sicuramente altre. Noti niente a terra? Aha. Possono nascondere le porte, ma non i segni che lasciano. Dobbiamo trovarne altri. Devo trovare dei segni, quindi meglio guardare di nuovo in giro. Dove potrei trovare delle tracce? Devo cercare dei segni a terra e sui muri. Bingo! Segni e niente porta. O almeno io non la vedo. Perfetto, arrivo subito. O forse no, l'ascensore è rotto. Aspetta, ti tiro su io. Serve una mano con l'ascensore. Sì, ci penso io. Primo piano. Catafalchi arrugginiti, topi tagliaforte. Attento, il ponte è fuori uso. Ci penso io. Complimenti, atterraggio perfetto. Non mangiamo solo ciambelle. Giusto. Un'altra porta segreta. Io penso alla serratura. Avvertimi quando trovi la centralina. Ok, vado! Segui Fisk da parecchio, eh? È la mia balena bianca. Trovata! Sistemata! Grandissimo! Ehi, guarda qui! Niente. Sembra quasi che Fisk voglia prendersi gioco di me. Guarda le pareti. C'erano delle armi e non possono averle smaltite dall'ingresso principale. Deve esserci un passaggio nascosto. Guarda il muro. Forse controlla l'accesso a un'altra zona. Gli uomini di Fisk parlavano di un cavò. Forse siamo vicini. Credo di sì. Sembra un circuito doppio. Vedi se riesci a trovare un'altra centralina. Se fossi una centralina, dove mi nasconderei? Segui i cavi, dovrebbero indicare la giusta direzione. Trovata!
porta andata. Avevi ragione, Jeff. Una botola. Incredibile. Mi daresti una mano? Pesa una tonnellata. Uno, due, tre. Per niente inquietante. Un vecchio tunnel dei contrabbandieri. E nessuno passa lo straccio dai tempi di Al Capone. C'è un enorme blocco di cemento. Non riesco a passare. Diamo un'occhiata da sopra. Qui ho spazio di manovra, aspetta. Sono bloccato! Puoi fare niente? Cos'è stato? La metro, forse. Forza, la struttura non è stabile. Ok, di sicuro non era un treno. No, sembravano esplosivi. E questi sembrano demoni. Il cavò, presto! Forza, andiamo! No, i demoni ci hanno battuto sul tempo. Com'è possibile? Deve esserci un ingresso sul retro. Vedi se riesci a trovarlo. Questo posto è un'armeria. O lo era. Guarda, hanno fatto saltare le serrature. Shh, demoni. Resta qui. Oh, il diavolo. Hai bisogno di me per fermarli. E di queste. Se ne vanno. Andiamo. Prendili! Fermi! Giù dal camion! Siete tutti in arresto! Sergeant Hammond! Al riparo! Attento! Sparo io! Allontanati! Ricarico! Lo stordisco! Dietro di te! Sta lontano, lo stordisco! Sto mirando! Arriva! Sparo io! Allontanati! Lo stordisco! Fumo in arrivo! Ricarico! Sta lontano, lo stordisco! Sto mirando! Lancio un fumogeno! Lo stordisco! Sta lontano, lo stordisco! Preparati, fumogeno! Ricarico! Sto mirando!
Attento! Ricarico! Sarò io! Allontanati! Due furgoni di uomini armati in un giorno, meglio appendere la ragnatela al chiodo. Quei bastardi sono ovunque. Se non li fermo, finiranno per uccidere qualcuno. Prova a raggiungerti, ma non ti prometto niente. Sta attento, Jeff. Non fare sciocchezze. Continua così, ci scappo al morto. Devo avvicinarmi. Ragazzi, avete un posto in più? È la tua fermata! Comincio a sentirmi rifiutato! Volta alla 3 in orario.
L'agente è stato identificato come Jefferson Davis. Ci è stato riferito che ha rimediato ferite lievi e che si rimetterà completamente. Scusi, signorina, lei può stare qui? Più di te. Dopo la casa d'aste, il Bugle mi ha assegnato alla cronaca. Ora posso dedicarmi a storie più serie come questa. E ai demoni. Sai che più ti avvicini a loro, più diventi un bersaglio, vero? Più mi avvicino, più sarà facile per noi fermarli. Noi? Agente Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. No comment. La capisco. Ma quelli ne parleranno comunque anche senza di lei. E loro si nutrono di controversie. La tua opinione? Non ne ho nessuna. Se vuole, l'ascolto. Ok. Salta su. È proprio brava.